Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora ci siamo ragazzi, è arrivato il grande giorno, è arrivato il grande giorno, è arrivato il giorno di Juventus-Milan ragazzi, dove questa sera sostanzialmente ci giochiamo tutto, si può dire che ci giochiamo tutto, ci giochiamo il nostro futuro. Ci giochiamo un eventuale posto in Champions, sempre se non ci cacciano. Alziamo le mani, ragazzi, no, vabbè, a parte gli scherzi, ci giochiamo veramente una fetta di stagione, per non dire proprio tutta la torta, perché arrivare a qualificarci per l'Europa, arrivare in Champions League, sarebbe anche avere un futuro un po' più roseo. Se così vogliamo dire, e potremmo sicuramente pianificare meglio il mercato, no? Per la prossima stagione. Per quanto riguarda, ragazzi, la questione allenatore, si è ribaltata un po' la situazione perché Allegri è stato contattato da Florentino Perez e a quanto pare dicono che sia stato già bloccato. Io sinceramente non so se crederci a questa cosa qui, che sia stato bloccato o no, però comunque il contatto c'è stato e l'ha riportato anche Gianluca Di Marzio, che comunque non è l'ultimo dei giornalisti. A questo punto la conferenza stampa ieri di Zidane, che mi è sembrata tanto di saluti finali e addio al Real Madrid, potrebbe avere un senso perché potrebbe realmente, ragazzi, realmente approdare alla Juventus. Ovviamente voi prendete sempre con le pinze le notizie che vi arrivano su Zidane. Poi, qualora dovessero intensificarsi sempre di più, sarebbe un altro discorso. Comunque, non voglio sviare sul capitolo allenatori questa sera, ragazzi. Massima concentrazione sulla partita. Mi raccomando, io non vi chiedo di fare una partita da ricordare straordinaria, però, ragazzi, neanche schifo come abbiamo fatto nelle ultime. Una partita quantomeno dignitosa e giocata da Juventus, visto che le ultime partite non le abbiamo giocate da Juventus, ma sostanzialmente, ce lo dici questo, tutta stagione non l'abbiamo giocata da Juventus. Il Milan è comunque una squadra che in trasferta sa il fatto suo, è una squadra che in trasferta quasi ha dato il meglio di sé, più di quanto non lo abbia fatto in casa propria, visto che in casa propria vanta il maggior numero di sconfitte. Per cui, ragazzi, mi raccomando, attenzione, focalizzatevi bene sul campo questa sera e cercate di portare a casa i 3 punti. O quantomeno di non fare figure di merda, di non fare figuracce. Ok, ragazzi? Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. E sempre fino alla fine, forza Juventus. Vamos!